Quazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Quazzarotto Costruzioni, l'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti. Mira Orvieto, servizi integrati end to end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Ceprini Costruzioni, via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. Una cordiale buonasera amici sportivi di Telacquesio, ben trovati al Carlo Zecchini di Grosseto per la sfida valevole per la 33esima giornata del campionato nazionale di Serie D. Orvietana e Grosseto stanno scendendo in campo per affrontarsi nella penultima sfida di regular season. Grosseto ancora con la speranza di agguantare la Pianese a meno 4 dalla formazione di Impiancastagnaio, Orvietana invece alla ricerca di punti preziosi per evitare il, come si può dire, la lotteria dei play-out. Le due squadre che si stanno schierando al centro del campo agli ordini del signor Andrea Mazzer di Conegliano, Marco Infante di Battipaglia, Ahmed Maher, Said El Tantawi di Chiari sono gli uomini che dirigeranno il match. Da una parte c'è la formazione del Grosseto, nomi illustri della squadra guidata in panchina da Roberto Malotti, in casacca biancorossa con Raffaelli, Gretella, Sacchini, Sabelli, Marzielli, Rinaldini, Ricco Bono, Aprili, Macchi, Roma, Ironi e Saio. A disposizione ci sono Sclano, Morelli, Prati, Russo, Bensaglia, Fregoli, Porcu, Violante e Nocciolini. Rizzolo schiera invece questi 11, Emanuele Rossi tra i pali, Manoni, Francesco, Caravaggi, Ricci, Greco, Congiu, Fabbri, Orchi, con il numero 9 Chiaverini, con il numero 10 Proia, con il numero 11 Santi. A disposizione di Antonio Rizzolo ci sono Marricchi, Siciliano, Lorenzini, Sforza, Marcheggiani, Sacoa, Di Natale, Marsili e Stampete. Tutti conosciuto come Paolone, per il quale gli diamo un grande applauso proprio lì nell'angolo dove sedeva e dove è sempre stato per più di 50 anni della sua vita, a fianco del grifone. Un applauso per Paolone. Un omaggio al tifoso del Grosseto, adesso foto di rito per la formazione di casa. Orvietana in casacca rossonera che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi, o Grosseto ovviamente da sinistra a destra, pronostico che pende dalla parte dei toscani, ma di certo sarà battaglia perché l'Orvietana degli ultimi periodi è una squadra che
sta facendo vedere ottime cose, molto bene, soprattutto nel reparto di centrocampo. Vedremo se sarà così. Santi ritrova la maglia da titolare, così come quella di Emanuele Rossi, preferito a Filippo Marricchi. Dall'altra parte c'è una squadra dai valori altissimi sotto il profilo della qualità, a partire da Rinaldini, Riccobono, lo stesso Romairone, l'autore del gol partita nella sfida di andata, e insieme a loro c'è ovviamente il vice capitano Edoardo Marzierli, vice capocannoniere del campionato con 18 reti. Tutto è pronto per partire, agli ordini come detto di Andrea Mazzer di Conegliano, arbitro del match. Iniziato il match da sinistra a destra il Grosseto, casacca biancorossa, prova a manovrare la formazione con Saio. Si lavora subito dalle retrovie per la formazione di Malotti, che sta facendo molto bene in questo finale di campionato. Proia va in disturbo, pallone nella zona centrale, lo recupera ancora la formazione di casa Consabelli. Cretella dà in profondità questo ottimo pallone, attenzione sul settore di sinistra, prova a farsi vedere il Grosseto, ancora pallone centrale, ancora la copertura addirittura di Chiaverini, che poi scivola, lascia il campo, attenzione il pallone in aria pericolosamente, Ricci, anzi Greco, esce palla al piede e si fa incontro, perde il pallone Greco però in maniera inopinata, attenzione al pallone messo dentro, la conclusione a botta sicura, e poi Orvietana che si salva. Ancora Proia, subito aggressivo il Grosseto, pallone che viene controllato da Cretella, lavorato sul settore di sinistra, la buona incursione ancora della formazione di Malotti con Rinaldini. Ora il pallone sui piedi del giocatore che va a scollellare sul settore di destra, subito aggressiva, palla che filtra, il rilancio da parte di Caravaggi, subito molto aggressivo il Grosseto. La rimessa effettuata, pallone che rimbalza sul giocatore orvietano, finisce oltre la linea laterale. Pronto alla rimessa ancora con il numero 14 Aprili. Fabbri finisce a terra, l'arbitro lascia proseguire, ancora Riccobono fermato, palla fuori. Pronto alla rimessa ancora Aprili. La gioca corta, Riccobono, ancora Aprili. Fa scorrere il pallone, attenzione al cross lungo da quest'altra parte, esce Rossi. Ottime prestazioni per Emanuele nelle tre gare consecutive in cui è stato schierato per il forfè forzato di Filippo Marricchi. Congiu, vedete ancora aggressiva la formazione del Grosseto, prova ad uscire bene l'Orvietana. Manoni, sciabolata lunga sul settore di destra, Santi va a commettere fallo, calcio di punizione. Cretella sulla sfera, pallone all'indietro per Raffaelli. Saio, largo a destra, si muove il Grosseto, il rimpallo sulla chiusura di Caravaggi, poi Proia anticipato di testa, Riccobono fermato, Ricci, rincorre il pallone Orchi ma è più veloce, lo recupera Macchi, attenzione si avvicina alla zona tiro, ancora Romairone, palla alta. Grosseto che fa subito valere il fattore campo, 4 minuti, si cominciano a scaldare i tifosi di casa.
dall'inizio del match, risultato ancora fermo sullo 0-0. Pallone rilanciato lungo, il tocco di Santi per Proia, la palla è uscita. Aprili con le mani, il colpo di testa di Caravaggi, ancora a respingere il pallone che arriva nella zona centrale dove Ricci lo gira subito a Manoni che ha un po' di spazio, prova a spingere Manoni, allunga Manoni, superata la linea mediana, già da quest'altra parte insiste Manoni, vediamo se riesce a crossare, viene chiuso, però guadagna la rimessa in zona d'attacco. Giocata all'indietro a favore di Orchi. Greco. Finta il tiro, poi apre per Chiaverini che la mette dentro a favore di Santi. Grande occasione ancora per l'Orvietano, anticipato Santi. Grande giocata per Greco ma anche di Chiaverini. Orchi prova a farsi largo, palla che è uscita, rimessa Grosseto. Pronta a effettuare la rimessa, formazione di Malotti, vediamo se l'Orvitana prova a far paura. Proia recupera un pallone, poi c'è Cretella, Raffaelli, ancora Cretella, Raffaelli, apertura a favore di Saio. A destra per Riccobono, tutti giocatori che hanno una grande qualità, quelli del Grosseto. Ancora pallone sul settore di destra, Aprili, rimpallo favorevole ma con una mano dice l'arbitro, calcio di punizione. La viene a battere direttamente Rossi. Rinvio lungo dell'estremo difensore orvitano. Saio di testa, poi Greco nella zona centrale. Controlla bene, attocca ancora per Manoni che prova a spingere a destra. Va Manoni, prova la conclusione dalla lunghissima distanza. Pallone ribattuto, Riccobono, Macchi, ancora Riccobono, prova a venire in avanti il Grosseto, serie di passi stretto, va Orchi a dar fastidio, pallone fuori, la rimessa è Grosseto. Ancora effettuata a favore di Roma Irone, Rinaldini. La scodella in mezzo, il colpo di testa e il gol. Colpo di testa sotto la traversa. Nulla da fare per l'Orvietana, ancora Roma Irone, proprio lui. Ha segnato per il Grosseto con il numero 18, Alessandro! 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 Roma Irone come all'andata ha punito l'Orvietana. Pallone messo in mezzo, è riuscito a svettare tra le alte maglie dell'Orvietana, pallone poi indirizzato molto bene sotto la traversa, nulla da fare per Rossi e al minuto ottavo si sblocca la partita, 1-0 per il Grosseto. Proia apre largo a favore di Chiaverini, non aggancia il numero 9, rimessa ancora a favore della formazione maremmana. Lungo in avanti, zona di Greco, ancora fuori. Il
palla per Rinaldini che si gira con eleganza, poi va a toccare al compagno Macchi che prova a venire in avanti, centralmente il pallone, Congiu fa buona guardia, poi il rinvio di Ricci nella zona di Chiaverini, quindi Orchi, ancora Orchi, contatto in mezzo, si rialza comunque Orchi, l'apertura è buona da quest'altra parte a cercare Fabri, anticipato, poi il pallone rinviato lungo, c'è Rossi, la gioca per Ricci, Congiu, adesso è più dietro il Grosseto, pallone messo fuori perché è rimasto a terra Caravaggi, si sta lamentando non poco, speriamo che non si tratti di nulla di grave, lui che è rientrato da poco da un infortunio. Si rialza zoppicante Caravaggi, chiede scusa a Saio, Aprili anzi, si riprende con la rimessa del Grosseto che riconcederà palla agli ovvietani. Decimo minuto, 1-0 Roma-Irone. Giornata interessante quella di oggi, si potrebbe ancora cambiare le sorti del campionato sia in vetta che in coda, tutto ancora da decidere, ancora 90 minuti dopo questa. Rossi mette in moto Ricci, ecco Caravaggi rientrato in campo, perde il pallone, attenzione, prova a ripartire Romairone, ancora Romairone, la mette dentro Ricci in due tempi, poi Proia può allargare da quest'altra parte, ecco servito Manoni che prova di nuovo a spingere in profondità il pallone per Chiaverini, vediamo se punta l'avversario, va a Chiaverini, si accentra Chiaverini, un rimpallo, viene fermato però dall'intervento di Sabelli, pescato Rinaldini che apre da quest'altra parte, ancora per Romairone, Romairone contro Caravaggi, lo chiude Caravaggi, pallone verso Manoni, ancora anticipato quindi Greco, Fabri, il rinvio lungo a cercare Santi, palla imprendibile, pronto di nuovo Aprili sulla corsia di destra ad effettuare la rimessa laterale, pallone rinviato, Grosseto che prova la pressione, adesso è Santi che finisce a terra, calcio di punizione. Pronto Ricci, la gioca corta per Caravaggi, ecco Congiu, ancora Ricci. Scambiano i due centrali difensivi. Orchi, Manoni, scodella in avanti Manoni, c'è il colpo di testa da parte del numero 15, Macchi, palla fuori, rimessa con le mani, vediamo se Manoni la getta in mezzo. Sembra di sì. Occhio alla spizzata, pallone lungo in mezzo, Orchi riesce a deviare in mezzo alle maglie avversarie, pallone che termina sul fondo, nessun problema per Raffaelli, si riprenderà con la rimessa da parte dell'estremo difensore grossetano, palla per Saio in avanti, Riccobono ancora in profondità questo pallone, tre passaggi già erano in aria quelli del Grosseto,
Loredana che deve stare assolutamente attenta alle verticalizzazioni. Ricci, Congiu, ancora Ricci, bene per Greco che ha un po' di spazio, poi con la sciabolata a sinistra, palla che passa e c'è l'angolo, primo angolo della partita, lo va a battere l'Orvietana, ovviamente sotto Ricci e Congiu. Manoni dalla bandierina. Parte il cross in mezzo verso Congiu che va a svettare. Palla che esce non di molto oltre la traversa. Tentativo ancora del centrale difensivo. Già 5 reti per lui in questo campionato. Palla che si è impennata oltre la traversa non di molto, anche se Raffaelli sembrava sulla traiettoria. Nuovo rinvio dell'estremo difensore classe 2005, coetaneo di Rossi. L'anticipo di testa, palla che arriva ancora dalle parti di Santi, vediamo se ce la fa a mantenerla in campo, finisce a terra Saio, non c'è fallo. Pronta la rimessa il Grosseto con Aprili. Fa rettificare la posizione di battuta il direttore di gara. Rimessa lunga in avanti, ancora un colpo di testa, stavolta di Greco, altra palla fuori. Di nuovo rimessa. Rilanciato in avanti da Sacchini, stavolta il controllo del numero 9, però l'arbitro segnala una rimessa per il Grosseto. Ancora Aprili, la gioca lunga, spizzata di testa, ancora il pallone per Rinaldini, sempre molto mobile da destra a sinistra, ancora il pallone per Sacchini, Rinaldini, attenzione per Credella che apre ancora a sinistra e la conclusione fuori, tentativo da parte di Macchi. Però avete visto come si sono sostenuti tutti liberi sul settore superiore quelli del Grosseto. Ancora un rinvio da parte di Caravaggi, attenzione pallone che viene recuperato ancora dal Grosseto, Riccobono, Orvietana che non deve concedere occasioni come questa. Fabbri, Caravaggi, scivola a terra Caravaggi, attenzione palla che rimane lì, Ricci. Aprili, tutto lui con le mani a effettuare la rimessa sempre dal settore di destra, la gioca Riccobono, ancora verso Aprili, interviene Fabbri, pallone che viene deviato direttamente sul fondo, credo, sì, sul fondo, ultimo tocco del giocatore grossetano e si riprenderà con la rimessa di Rossi. 18 minuti che scoccano ora, sempre 1-0, ha segnato Roma Airone al settimo minuto di gioco. Santi trova un buon pallone, prova ad aprire per Fabbri, buono l'anticipo, fermato, palla ancora che viene lavorata dal Grosseto, all'indietro Saio, Macchi, Aprili, Raffaelli, pressione di Chiaverini, esce bene Rinaldini, pallone in avanti, tocco di prima, c'è Ricci che fa buona guardia e apre subito per Proia, prova ad avanzare Proia, il tocco per Santi, l'1-2, si chiude poi serie di rimpalli, Fabbri fermato ed esce Gretella, apre di nuovo a Riccobono che si è spostato a sinistra,
cambia tutto. Da quest'altra parte c'è Ricci che fa buona guardia, pallone che viene respinto nella zona di Chiaverini, ancora Cretella, batti e ribatti, alla fine esce Manoni, anzi esce Orchi, ma l'arbitro segnala un fallo di mani già battuto. Ancora Grosseto, Orchi ferma tutto, da centralmente per Proia, si può distendere l'Orvietana, adesso a sinistra c'è Fabbrica, un po' di spazio, vediamo se riesce a spingere, si accentra Santi, Fabbri punta all'avversario, si accentra, va a crossare, cercare sul secondo palo, sbaglia tutto. Niente da fare per l'incursione da sinistra. Guarda con attenzione la partita Antonio Rizzolo per cercare di trovare qualche soluzione. Pronto al rinvio Raffaelli. Palla che arriva nella zona centrale, spostato a sinistra. Ancora la buona copertura di Manoni, ancora con fallo però. Cretella. La gioca corta per Macchi, Aprili. Apre da quest'altra parte per Romairone. Ancora Romairone, fermato da Greco, palla per Santi che apre subito per Chiaverini a destra. Ha un po' di spazio Chiaverini, vediamo se spinge fino in fondo. Si fa vedere Santi, va a Chiaverini, la tocca ancora per Santi. Ancora Santi, zona tiro, Santi si accentra, cerca un dribbling di troppo. Viene chiuso. Apertura da quest'altra parte intanto per Riccobono. Riparte il Grosseto. Romairone. Bene sul settore di destra, ancora per Sabelli, attenzione Sabelli, zona cross, lo effettua Ricci, ben piazzato, attenzione alla palla che rimane lì, ancora Greco, bene Greco, con eleganza. Proia, il rinvio lungo nella zona di Santi, apprezza il pubblico. Riparte ancora Sacchini. Sciabolata lunga a cercare il compagno sul settore di destra, c'è Manoni. Lungo in avanti, in una zona dove non c'è nessuno, con calma Cretella. Raffaelli. Saio. Ancora non accenna una pressione l'Orvietana. Palla fatta filtrare per Romairone. Riccobono non passa, bene la chiusura di Caravaggi. Prova ancora Aprili. In avanti Santi che rincorre il pallone. Saio all'indietro su Raffaelli. Apertura per Cretella, va a Chiaverini un po' in pressione, palla che filtra, riescono sempre a smarcarsi nella zona centrale, attenzione Congio è fatto fuori, pallone in profondità, Rossi, Greco, apre a destra, prova ad avanzare Manoni, Orchi, Congio, apre per Ricci. Ancora a scambiare con Congiu. Ecco Manoni, si fa vedere Greco. Scambia ancora con Manoni, apertura a sinistra, mantiene in campo il pallone Manoni e poi lo gira da quest'altra parte per Santi. Posizione irregolare, forse di Chiaverini. Calcio di punizione. C'era stato quel tentativo iniziale, l'Orvietana fino a questo momento soltanto quello, 24 minuti che scoccano ora, 1-0 per il Grosseto.
riparte Saio, pallone lungo in avanti, attenzione al rinvio di Caravaggi, pallone che viene recuperato ancora dal Grosseto che si propone a destra con Riccobono, cross di Riccobono completamente sbilenco. Riparte l'Orvietana, attenzione all'anticipo su Chiaverini, prova la percussione Macchi, si inserisce Manoni, fa buona guardia, lascia sfilare sul fondo. Provo al rinvio Emanuele Rossi. Pronto Rossi, pallone lungo verso Santi, filtra Fabbri, controlla ma finisce fuori la rimessa a favore del Grosseto, sempre Aprili, pallone che viene recuperato ancora da Rinaldini, attenzione a sinistra c'è Riccobono, viene servito ora, rincorre il pallone Manoni, Riccobono contro Manoni, si ferma il numero 11, chiama a sé il compagno, arriva Romairone, prova lo spunto su Orchi, Romairone la mette dentro, Congiu mette fuori, quando attaccano sono sempre pericolosi quelli del Grosseto. Rinaldini, tocco per Sabelli, in profondità per Riccobono, legge bene Manoni che poi finisce a terra, si continua a giocare, palla che rimane al limite, si lotta in qualche modo, il pallone ancora lì, attenzione, apertura per Romairone, Romairone il destro, Rossi con i piedi, palla che è passata sotto le gambe del difensore, Rossi ci ha messo una pezza e poi Greco, calcio di punizione. Però quel pallone che è danzato sulla linea di porta, sulla linea dell'area di rigore, pronto Ricci a battere il calcio di punizione, si rialza Danilo Greco, ci ha messo una pezza Emanuele Rossi. Ricci cambia con Congiu, riparte Proia, ancora pressione alta da parte del Grosseto, Ricci va a pescare bene Greco che apre a destra a favore di Manoni, ecco Manoni in avanti verso Proia, pallone troppo arretrato, si inserisce Sabelli, poi l'intervento di Manoni, si continua a giocare, pallone in mano, anzi sui piedi del Grosseto, ancora con Rinaldini, Rinaldini attaccato alle spalle, Congiu va a Santi a dar fastidio, poi Fabbri, rincorre il pallone Aprili, lo lascia Santi, l'ultimo tocco è Grossetano, battuto a favore di Proia, Fabbri, ancora Proia, ecco Greco, c'è un problema ancora per Chiaverini, si rialza doloroso ma si rialza, ne approfittano i giocatori per ristorarsi. Si può riprendere con la rimessa del Grosseto che riconcederà palla agli avversari. Riccobono, Romairone,
un minuto per la mezz'ora della prima frazione di gioco, è sempre 1-0. Manoni apre largo a destra per Chiaverini, direttamente però tra le braccia di Raffaelli. Cretella. Ancora Raffaelli. Saio. Gioca corto con Romairone. Un po' di pressione da parte di Proia, troppo leggera però. Allora Cretella. Adesso esce Orchi. Apertura a sinistra, ancora per Rinaldini, molto mobile. Fermato da Chiaverini. Rimessa per Cretella. Apertura larga da quest'altra parte per Romairone. C'è Caravaggi, Romairone l'aggancia alla grande. Attenzione, mette in mezzo Ricci. Ben piazzato, poi Fabbri. Che brivido. Ancora ben piazzato Ricci, pallone centrale. Ancora prova a venire in avanti il Grosseto. Ricci, Proia. Tocca corto, troppo leggero, attenzione al pallone per Riccobono. Riccobono, sinistro, smorzato, è angolo. C'è stata una deviazione sulla conclusione di Riccobono. Angolo, il primo della partita. Lo va a battere per il Grosseto Rinaldini. Si pareggia il conto dei tiri dalla bandierina. Di vicino c'è Riccobono. Rinaldini sul primo palo, deviazione, gol. C'è però un fischio arbitrale, c'è un fischio arbitrale, fallo in mezzo all'area di rigore nei confronti di Orchi. Aveva colpito molto bene, se non sbaglio, ancora o Sabelli o Romairone, ancora forse Marzierli. Brivido ancora per la panchina, per la formazione orvetana. Si riparte da Ricci, ancora Rossi, sciabolata lunga, cercare Santi, c'è Cretella che alza un pallone a campanile, ancora Santi che cerca Fabbri, tocca all'indietro a favore di Proia, ancora per Santi, attaccato e messo giù, non c'è fallo dice l'arbitro, si continua a giocare. Sabelli, Romairone, Riccobono, Aprili, pallone centrale per Macchi. Apertura ancora per Cretella, fa respirare la manovra il Grosseto. Rinaldini, Rinaldini cerca lo spunto a destra, va con il cross, ribattuto, altro angolo. Massima attenzione. Di nuovo dalla bandierina, è pronto Rinaldini. Scende Saio, scende anche Cretella. Giocata corta. Pallone ancora per Rinaldini che la gioca dentro per Riccobono. Ancora una conclusione ribattuta. Terzo angolo quasi consecutivo per il Grosseto. 33esimo minuto, lo vedete sul tabellone, sullo sfondo. Rinaldini, mentre già si scalda la panchina dell'Orvietana, mi sembra Lorenzini e Stampete, forse qualche problema per Caravaggi. Pronto Rinaldini,
Parte il cross lungo sul secondo palo, ancora Ricci, molto bene, poi Chiaverini sparacchia lontano questo pallone, va a pescare Fabbri, vediamo Fabbri, è solo, prova lo spunto, Fabbri prova ad andarsene sul settore di destra, arriva il raddoppio, ancora Fabbri, va a guadagnare il massimo, una rimessa laterale. Manoni, c'è Proia al centro, libero Manoni, la gioca corta per Greco, ancora Manoni verso Orchi, anticipato da Cretella, altra rimessa laterale. Giocata lunga a favore di Chiaverini, ancora per Manoni, zona cross, prova ad effettuarlo, un impallo favorisce Chiaverini in area, Chiaverini la gioca all'indietro per Proia, il tiro deviato, deviato sotto porta con il destro, Proia non è riuscita a imprimere forza, deviazione sotto porta da parte di Aprili, palla in angolo, il secondo della partita per l'Orvietana. Adesso la batterà Greco a rientrare. Pronto Chiaverini dal limite. Parte Greco sul palo lontano dove si è piazzato, ancora il pallone che rimane lì, Santi la gioca all'indietro, ancora a favore di Greco, possibilità per il cross da parte di Manoni, interessante, c'è deviazione, palla per Fabbri, tocco con un braccio dice l'arbitro, calcio di punizione. Vediamo, certo la distanza è ragguardevole, vediamo se ci prova Greco, se inquadra la porta o metterà in mezzo. Sguardo con Proia, c'è anche Manoni da quella parte. Vediamo Greco. Ci prova direttamente in porta con il pallone che rimbalza davanti a Raffaelli, che non si fa sorprendere. Primo tiro vero e proprio nello specchio della porta per l'Orvietana che arriva al 37esimo minuto. Pallone lungo, in avanti. Ricci, fermato da Marzierli, che va a far da sponda per Aprili. Il tocco c'è Fabbri molto bene, poi Ricci, pallone all'indietro, Caravaggi. Pesca ancora un avversario, attenzione a Romairone. Aprili, Macchi, Cretella, Raffaelli, ancora Cretella, basso in avanti a cercare il movimento di Sabelli, di Sacchini, Rinaldini, ora Sabelli. Apre a sinistra verso Rinaldini, troppo lungo, e qualche errore lo commette anche il Grosseto. Sette minuti alla fine della prima frazione di gioco, sempre 1-0. Manoni, lungo in avanti, pesca un avversario, ancora Sacchini, altra palla fuori. Proia, palla che filtra, attenzione c'è Fabbri a destra, eccolo a sinistra, eccolo servito, Fabbri davanti a sé un avversario, Fabbri lo punta, si ferma, è attaccato, fermato, Sabelli, poi Romairone, ancora un numero su Caravaggi, apre ancora centralmente per Riccobono che con il destro va ad alimentare Rinaldini,
Rinaldini sguscia via Manoni che lo mette giù. Calcio di punizione e cartellino giallo inevitabile. Pronto ancora Rinaldini, tutta l'Orvietana a difendere nei propri 16 metri, anche Santi. Esce Fabbri in copertura su Riccobono, attenzione centrale, dove si possono inserire i giocatori. Attenzione Rinaldini. Parte Rinaldini direttamente verso la porta, proprio Santi a respingere, poi Fabbri, Manoni, tocca male, pallone che si impenna, lo difende Santi, poi arriva Greco, palla verso Proia che non ce la fa. Gara piuttosto complicata per l'Orvietana. Romairone, attaccato stavolta e fermato da Caravaggi, tutto regolare dice l'arbitro. Orchi, Greco, prova a cambiare, tallonato da Marzierli, pesca molto bene Manoni che lascia correre, si inserisce Macchi, palla fuori, rimessa Orvietana, giocata subito a favore di Chiaverini, in area, attenzione a Chiaverini, Chiaverini prova a girarsi, ma finisce giù, c'è rimessa. Angolo, angolo. Terzo angolo per l'Orvietana. Di nuovo dentro Ricci e Congiu. Pronto Manoni. Parte il cross in mezzo, c'è una deviazione, palla che arriva da quest'altra parte, Greco la mette in mezzo, deviazione, colpo di tacco di Proglia e Raffaelli si salva sulla linea. Occasionissima Orvietana. Proglia. È sbucato questo pallone improvviso, Raffaelli era lì a due passi. Ha salvato. Rinvio lungo da parte di Raffaelli, zona centrale dove arriva Ricci, va a svettare di testa, poi Cretella da quest'altra parte, quindi Manoni prova a dare in profondità verso Proglia, anticipato da Sabelli, ancora lui, apre a destra a favore di Romairone, Romairone contro Caravaggi, va a Romairone, va a filtrare ancora per Sabelli che allarga da quest'altra parte a favore di Riccobono, all'indietro il pallone per Aprili. Il tocco per il giocatore che va a concludere, si trattava di Macchi, secondo tentativo per il numero 15 e palla che finisce sul fondo già battuto, può spingere Manoni, cambia tutto da quest'altra parte, Santi aggancia bene, difende il pallone, lo appoggia all'indietro per Orchi, quindi Greco da quest'altra parte, ecco Caravaggi, vediamo se riesce a spingere un po' anche lui. Ricci, Congiu, avanza il numero 6, il tocco a favore di Orchi, Manoni, scodella questo buon pallone verso Fabbri, troppo lungo, palla che si perde sul fondo. ...43 minuti 30 secondi, quasi al termine della, diciamo, della prima frazione, ne mancano uno e mezzo, sempre 1-0 il punteggio. Rinvio da parte di Raffaelli, pallone nella zona centrale, va a svettare ancora Orchi, poi Proglia, forse trattenuto, l'arbitro non se ne avvede, Greco, Orchi, riapre di nuovo a Manoni, zona cross, si ferma,
Orchi gira ancora per Ricci, vediamo l'Orvetana, sembra più incisiva in questo momento, il tocco di Proia a cercare Santi, poi Ricci, poi ancora Greco che apre bene per Fabbri, zona cross ma si alza la bandierina dell'assistente, posizione irregolare di Fabbri. E ha ragione Proia ad arrabbiarsi. Raffaelli. Rinvio lungo, in avanti, il colpo di testa da parte di Orchi. Poi all'indietro Greco, Congiu. Sacchini, Marzierli. Arriva Manoni, chiama in causa Rossi. Ricci. Giocherà fino al 46esimo. Rossi, Greco, gira bene da quest'altra parte per Proia che mette subito centralmente ma non c'è nessuno. E allora ancora Cretella che va a servire all'indietro, un pallone per Raffaelli. Il rinvio dell'estremo difensore nella zona di Rinaldini, c'è Manoni. Poi Orchi, ancora rimpallo, favorisce Rinaldini, attenzione al numero 10. Attaccato da Greco, ancora Greco, stavolta colpisce anche il giocatore, calcio di punizione per il Grosseto. Vediamo se l'arbitro lo farà battere. Rinaldini, e arriva in questo momento puntuale come un orologio svizzero il direttore di gara, 45-59. Si va a tutti negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco, come detto è 1-0, grande partenza da parte del Grosseto che ha spinto sull'acceleratore dal primo minuto, ha trovato il gol con Romairone. Orvietana che dopo si è un po' assestata, ha provato a tirare fuori la testa dal guscio, c'è riuscita in un paio di circostanze clamorosa all'occasione di Proia di tacco, e allora nel secondo tempo l'Orvetana rimane in partita fino alla fine. Ci fermiamo, linea la regia. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. IPC SRL, Impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Omar, Officina Veicoli Industriali, e riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284.